Amici Soft Gunners, in questa recensione parliamo della Glock 18KVA. Come potete vedere dal video, ha il carrello in metallo ed il body in ABS, come del resto le Glock in generale. E poi ha questa possibilità di regolare loop up dalla ghiera senza dover togliere il carrello, come invece accade nelle KVA, nelle UE, scusate. Inoltre è molto semplice da aprire. Questa ha il funzionamento anche a raffica, al contrario della 17, e basta posizionare il selettore al centro, abbassare queste due leve, in sostanza si apre come tutte le altre Glock, almeno anche le UE si aprono in questa maniera. Una volta tolto il carrello basta togliere la molla, poi si potrà rimuovere l'out barrel e rimuovere anche la canna interna, e semplicemente si potrà, volendo, anche arrivare al gruppo hoop up e sostituire il gommino, che però devo dire ho avuto un po' di difficoltà nel reperirlo. È un pezzo che non si trova proprio facilmente. Bene, il rimontaggio è molto semplice. L'unica cosa a cui dovete stare particolarmente attenti è nel rimontaggio della molla, che, come vi dicevo appunto, nella Glock 17, anche qui nella Glock 18 della KVA, va inserita nell'apposito scalino che si vede. Fatelo bene, ragazzi, perché questa è una parte fondamentale della pistola e potreste comprometterne il funzionamento. Bene, quindi ricapitolando, abbiamo la recensione della Glock 17, della Glock 18 KVA, ecco appunto il dettaglio dello scalino, e della Glock 23 della VE. Sono delle buone marche, sia le KVA sia le VE, davvero molto interessanti. Questa segnava 0,96 Joule. Bene ragazzi, allora ci vediamo al prossimo video.